adesso torniamo indietro. Allora, abbiamo visto quello che c'è, scusate la luce, abbiamo visto quello che c'era da vedere, non c'è più niente da vedere. Ritorniamo là dentro nei meandri di questo tunnel. Per farli originali, dovevo venire a fregare da qui e portarli lassù. Ma c'era un po'. Ah! Che un po' li ha ripensi pure lui. Sì. Bom, bom. Senti che acustica. Bom, vai, la battuta classica. Ecco, cosa devo fare con la schiava? Chiava. Sì, ma se faccio ci lecca. Oh, mi stanno telefonando, scusate. Scusate, ho appena risposto al telefono, roba che non interessa a nessuno, tranne che me. Allora, dicevate? No, si parlava della volta come facevano a buttare, allora, una volta fatta la forma di legno scavato, fatta la forma di legno, come facevano a buttare il cemento da qui in fondo. Ah, quindi sicuramente. Con le pompe a pressione. Io mi ricordo quando lavoravo. Tu hai lavorato? Ebbene sì, ho lavorato. No, lavoravo a Spadarolo da una ditta che non dico il nome per non fare pubblicità, edilizia prefabbricata, Capannoni Cemento Armato. Io lo so, eh. Sì, tu la sai, probabilmente il cognome è comune in Romagna. E niente, c'avevamo degli apparecchi, cioè dopo aver fatto la forma delle colonne, dei plinti e tutto, c'erano dei cosi che si chiamavano vibratori, no? Non lo vedete, si chiamano proprio vibratori. E buttavi il cemento, poi questi vibratori che vibrando mandavano, probabilmente erano delle cose così. Però le sbattevano, i muratori come fanno? Gli danno col martello, no? Sì, per farlo insaccare, esatto. Diciamo, no? Ecco, però se volevo dire, mandiamo un colpo a qualcuno che invece che è venuto qua a scrivere delle frasi cazzate. Ah, l'avete già vista allora. Qui c'è scritto Marino. C'è anche questi sono venuti nell'83. Nell'83 sono venuti, invece di andare a trombare venivano qua a scrivere. Come sembra il mio, ho 93. No, perché qui c'è la riga, quindi è 83. Quindi nell'83 invece di andare a trombare venivano qua a imbrattare. Ma ci siamo venuti a trombare? Anche. Beati la loro. Famosa riconduzione, hanno voluto lasciare una scritta. Allora, qui c'è scritto, qui c'è una cappetta. Aspetta. Guarda la mia luce, di. Ah, se poi la metti qui di più rasento, se la metti. Perché. Ah, lì è C. C. Co. Col cazzo se che. Lo metti. Scusa, no, ma hai ragione. Questa è una S, la vedi adesso? Sì. Vedi? San. Anche Marino. Questa è una San Marino. S, guarda. Sono. Scout. Oddio, ho offeso gli scout. Adesso abbiamo visto che è una S. Allora, scusate, chiedo scusa agli scout di San Marino, non lo sapevo, dai, pensavo che erano dei ragazzi. Scusate. Scout, però non si fa questi scarabocchi scout, scusate. Sono gli stessi che sono nella stazione di dogana. Che poi adesso. Cioè dell'83 ormai sono grandi, sì, quelli, Se avevano 10 anni quella volta adesso. Abbiamo capito. Posso lasciare questo? Quelli di Borgo, di Murano. Ma voi mi fate cancellare tutto, cavolo. Ma io la notte voglio dormire, non è che voglio scoprire. Non ho fatto cazzare, metti la musica. Sì, ma mettere la musica ci vuole tempo, isolare il suono, poi dopo. Trovare la musica, i resisti. La mia luce, la mia lampadina è come quella a raggi infrarossi, come illumino. Ce l'hai quella famosa torcia che fa vedere sotto i vestiti, no? Che nei fumetti c'è, cioè, occhiali a raggi. Cosa c'è da vedere sotto i vestiti? C'è poca roba. No, non qua, quando vado in giro te lo dico io. Se veniva. Questo mi tocca cancellare da bolle. Scusate per tutti i bip che state sentendo. Cos'è sta roba? Ai posteri dai due sentenza. Anche i posteri. Ai poster. Ma secondo me. Mussolini in persona a stabilire con la cazzuola e lo sfrattasso. Qui c'è un attacco elettrico. Sì, ma funziona, ci portiamo il cellulare e ci ricarichiamo tutte le cose. Allora adesso. No, cazzo, devo dire lui. Ormai l'hai già detto, vai, perché? È venuto con la. Allora, spieghiamo. Lo spallaviro e lo sfrattasso. Spieghiamo che questa ferrovia fu costruita per volontà di Mussolini quella volta. Certo. E lui gli diede una mano anche. Per intercessione, adesso si direbbe. Economicamente diede una grossa mano. Ma lui non lo fece gratis. Persona. No, più che economicamente, diciamo, a livello di, come si può dire, di impressioni, no? Di comunque, insomma, è venuto, sponsorizzazione politica. È venuto, è venuto anche di persona. Ma non l'ha fatto gratis. Persona, con lo spallaviro. Ah, quello è andato.
La cassuola e lo sfratasso, non so adesso traduci, Iron. Allora, dici in piemontese. No, aspetta, no. Per i signori, per i signori, i nostri amici piemontesi, solo lo dici anche in piemontese. Io non parlo piemontese. L'unica cosa di so di piemontese l'ho letta sul libro di Umberto Eco. Gav te la nata, l'unica cosa che so in piemontese. La cassuola è la cucera. La cucera. Lo spalaviro, che è quello che si tiene così e si butta la calce e poi si fa così. Ma che non lo so. E lo sfrattazzo è quello che si fa così per finire il muro. Qui infatti hanno sfrattazzato. Poi adesso te le dici sfrattazzata. Come si chiama? No, ma non è romagnolo. Che non è romagnolo. L'ho letto sul manuale di coda muratore. C'è proprio spalaviro e frattazzo. Sfrattazzo lo so, spalaviro davvero si chiama? Sì, frattazzo, non sfrattazzo, però esiste. Frattazzo? Sì, sul libro c'è scritto frattazzo. Da Velletto. Io ho messo da Velletto. Frattassino, ne ho uno piccolo. Comunque, dicevamo, Mussolini non l'ha fatto gratis. E semplicemente, siccome il governo inglese voleva... Siccome all'epoca il governo inglese voleva installare un ripetitore qua a San Marino... La cucera. Mussolini ha fatto... La cucera era romagnuta, cucera, la moglie del cucchiaio, quindi ci sta. Come il bilancio che è il marito della bilancia. Esatto. Allora, siamo dentro... Fratello, no? Allora siamo di nuovo dentro la galle e poi via. Bello, in inglese. Quella è la carriola, Wheelbarrow. E anche il nome di un apparecchio che usano gli artificieri per far brillare le bombe, un robot. Questo è nuovo, sembra fatta ieri, secondo me. Mai usata, diciamo. Mettiamo l'annuncio su internet. Mettersi galleria. Nuova, poco usata. È sempre utile. Ecco cos'era, guarda. Ecco cos'era. Irons, quella affare là. Ma non lo sapevi? No, adesso lo capisco. Anche io. Praticamente, pure anche ma questi figli sono quelli originali della linea telefonica? No, sono quelli che... No. Dei funghisti? Sì. Scusate, allora già là non si vede più l'uscita. Questi qui di ceramica così? Sì, però non vedi che è rivestito di PVC sta roba? Non sì, è che a meno erano che... Erano nudi i figli allora. A meno che questo sia dell'epoca e il filo non erano di quella forma lì. Ok. Abbiamo detto da cagata. No, noi vediamo, noi ci proviamo, cioè, poi magari era davvero di quella volta, secondo me no. Le cagate sono il sale della vita. Non ci sono più. Non erano di quella forma, perché bravo, tu le hai visti no, qui non ci sono. Qua, guarda, ecco, qui c'è un coso. Sì, la penso, però probabilmente lo sai. Se pensa se questa cade quando un disgraziato ci sono. Lo sai perché? Per fuori il cranio da parte a parte. Lo sai perché? Perché lassù in alto non gli dava fastidio alla fungata, probabilmente qui avevano messo della roba, che cazzo ne so, magari gli dava fastidio e l'hanno tolti forse. Però adesso vediamo perché se li hanno tolti c'è un segno, Beh, però aspetta, quei buchi lì, a parte che erano molto alti, poi sì, questo buco qui potrebbe essere... già rivestita. Questo buco qui, per esempio, no? C'è stata un'altra mandata di... Chi è che l'ha rivestita? Cioè, quelli dei funghi vengono qua a rivestirla? No, ho dei dubbi. Le mensole sono, vedi, si vede. Allora, se c'è qualche parente che ci vede da YouTube, spiegateci come mai. Allora, qui vediamo. No, non erano così, non erano assolutamente così. Può darsi che qui fosse un'altra mandata. No, eccolo. Erano tutte uguali. Eccola. Occhio anche i piedi, che no, non questo non c'è toccato. No, veramente mi serviva loro. Ma non ce n'è neanche una. Non c'è. Pure erano così da vedere. Non mi sembra era così. Che dopo loro ci hanno tirato via i fili. I loro fili abbiamo visto. I loro quelli. Fili ci abbiamo messo. Ma mi sembra strano. Possibile che devono in questa galleria facciano così. Scusa, se no non c'è un segno, guarda, non c'è un segno di dove sono gli altri. E neanche che ci credo che loro sono venuti qui a rivestirla. No, quello tutta la galleria, no, sicuramente no. Costo non indifferente. Sicuramente per un privato. Sicuramente no, però è strano, questa sarebbe una cosa da approfondire effettivamente. Secondo me, guarda, non c'è un segno. Tutti quelli che diversi. Vedono da YouTube e che hanno risposto a sto quesito, scrivete qui, no, qui sotto. Sono completamente diversi da. Ah sì, iscrivetevi anche al gruppo al sito. Sono completamente diversi da quelli delle altre gallerie. Ce n'è uno, no. Non lo so. Poi è di legno questo. C'è anche un ragnone, guarda che ragno, guarda che bel insettone che c'è. Dove? È lì. E gli stiamo anche rompendo le balle. Io vado, quella la maglia forte per diventare così grosso. Ci sono questi robi qui, però non mi pare. Vedi che non è doppia? Deve essere attaccata. Sì. Vero? Però a me sembra strano per le robe. Approfondirei. Quindi le gallerie non erano illuminate neanche quella volta. Di qua non c'è niente. No, erano... Cioè neanche un mozzicone, come devo dire. Non c'è niente proprio. Non lo so. Qui? No, ma oddio.
No, però ascolta Yuma, dunque sulla Montale sono sul lato destro, no? Cioè diciamo andando in questa direzione sì. Sono sul lato destro. Non è che in un'altra galleria sono sinistro, no, o a destra erano tutti. Lo so, io dico perché. Oh, qui la spiegazione. L'altezza corrisponderebbe. Però mi pare strano che loro li abbiano tolti tutti e rimessi questi, quando potevano usare benissimo quelli che c'erano. Sì, hai goi di logica. Togli il filo. Ecco perché dico che sono questi le menzogne. Anche perché è molto ruginito quel ferro. Probabile che... Dopo che loro abbiano cambiato i fili è un altro discorso. Sì, sì, i fili sicuramente sono i PVC quelli rivestiti. Però non c'è stato, mi sembra molto... Scusate, non riesco ad andare a fuoco con sto cazzo di telecamera. Scusa, no, invece è una bella telecamera però. Vedi, vorrei perché... che avesse un autofocus migliore vorrei. Non ha senso di logica che loro abbiano tolto quelli per mettere questi sì, e farci passare tre file uguali. Però, ho messo la cera, bella. No, però gli altri sono, ti ricordo, i sì, si teneva due, come no? Non tre. Potrebbe essere che qui avessero un altro fornitore, che gli altri non ce la fanno. Non lo so, ipotesi, tutto qua. Però non c'è un però segno. Ecco, vedi che lì li hanno chiusi, vedi quei due buchi? Per me loro, uno l'hanno chiuso e uno non si è fatto per metterci quello. Ma lì ci hanno messo il legno. Hanno tappato il buco, che c'era, il foro che c'era di là. Perché quindi li hanno alzati? No? Ma non è che ce ne erano moltissimi. Ma anche come altezza rispetto al treno, era l'altezza giusta lì? Anche più in alto. Ma, cioè andare a togliere una mensola che c'è già in le biciarole. Come si chiamano? Le biciarole, sì. Cioè. Aspetta, ma da quando c'è stata la ferrovia alla Fungaia ne passate tempo, magari le avevano già portate via, che sono sette. Ah, tutte? No. Ci sono dappertutto. Ma voglio dire, poi ecco no, più in alto. C'è il buco, solo lì. Lì perché c'è questo sta scendendo. Vedi, qui non c'è. Non ecco, qui abbiamo un incontro avvicinato. Anche i cosi, e poi ti pare che loro lo vanno a chiudere il buco? Non erano di questo, cioè così bianche, mi sembra che non sembra. O che le hanno sostituite anche quelle che erano rotte? Sì, no. Però il ferro potrebbe essere. Allora vuol dire che non c'era niente qui. Cioè io non essendo esperto faccio una considerazione. Ma poi anche, cioè voglio dire, vedi però anche lì che c'è quel tappo, qui c'è anche lì il tappo, lo vedi lì dove lo vedo io? Guarda, hai capito? Cosa c'è? Certo. Ah, la luce. Sì, d'accordo, però chiudevano, vedi, sopra lì e sotto qui chiudevano probabilmente i due buchi che tenevano su quella vecchia e sono stato sostituito da sta roba qui magari. Ma loro che abbiano scavato. No, per non fare un altro buco, sì. Hanno tirato via quello che c'era, capito? E l'hanno... cioè, magari l'hanno tagliato pari del muro, no? Il vecchio ferro l'hanno tagliato pari perché, del muro. Cioè, anche perché l'hanno chiuso con un po' di cemento. Anche perché Yuma, vedi lì l'attacco di quel ferro al muro, no? È proprio un po' fatta la cazzo di cane, diciamo. Sì, sì. Cioè, è possibile che una ferrovia così ben rifinita, così ben fatta... Anche questo non è un muro rifinito bene, insomma, beh, dai. Muro, sembra stare, però... considerazione. Sì, però io, la mia tesi è quella che non esiste altro. Sì. Allora mi sembra strano. Ma qui abbiamo uno. Magari c'è anche l'anno di fabbricazione. Non credo, aspetta, vengo di qua. Illuminiamo. Secondo me qui c'è. Voglio che. Insomma, non ne ha salvato uno? Ah, lì. Uno, dico uno. Vedi questo che anche lì. Sì, questo era lì. E lì cosa c'era? No, non so.